Intanto vi chiedo scusa, effettivamente così, vengo dal Ministero dove il ritardo accumulato dai vari eventi col Ministro De Girolamo ha fatto sì che dovessi aspettarla e abbiamo un po' tardato. Ma l'argomento è fondamentale, sotto due ordini di questioni. Io cercherò di portarvi qualche riflessione, qualche contributo di scenario e magari poi anche, questo lo lascio anche un po' a voi perché essendo entrato così in presa diretta non so se il livello del dibattito si è spostato più sullo spreco o se invece si è mantenuto più sul tema dello spreco. Torneremo a parlare con l'ultimo intervento, si è parlato soprattutto di rapporti. Sì. E allora è molto credo possa essere utile, diciamo, una riflessione generale che andiamo facendo ormai da un po' di tempo, in particolare in questi mesi caldi di negoziato europeo. Sapete che la politica agricola comune è una politica che impegna per circa il 40% del bilancio dell'Unione Europea, stiamo parlando nei 7 anni di una cifra molto rilevante, circa 360 miliardi di euro, quindi stiamo riformando una delle politiche sia in termini finanziari sia in termini di strumenti legislativi tra le più storiche e importanti politiche dell'Europa. Naturalmente questa riforma è cascata sotto due novità enormi, una dal punto di vista istituzionale e l'altra dal punto di vista economico. La novità istituzionale è che è entrata in vigore pochi anni fa, praticamente dall'inizio di questa legislatura, la codecisione, cioè questo ruolo che prima non c'era del Parlamento europeo. Prima le politiche europee venivano preparate, proposte dalla Commissione e negoziate solamente dai ministri dell'agricoltura dell'Unione. Oggi con la codecisione in forze, con il Trattato di Lisbona in carica, diciamo in legislativamente operativo, il Parlamento europeo ha gli stessi identici poteri del Consiglio. Da qui le novità che possono essere ovviamente quello che noi ci auguriamo, ovviamente come Parlamento adesso non posso che fare la parte, diciamo, del Parlamento essendo Presidente della Commissione parlamentare di merito. Indubbiamente è un complesso, un'applicazione, diciamo, complicata, perché voi capite che è come se l'Europa fosse diventata bicamerale. Vi faccio questo esempio: prima era monocamerale, c'era il Consiglio, adesso siamo diventati bicamerale ed è un bicameralismo perfetto, potrei dire all'italiana, nel senso che nulla può essere deciso senza il voto del Parlamento, nulla può essere deciso senza il voto del Consiglio. Quindi interessante anche sotto, diciamo così, il profilo istituzionale come potrà funzionare. Noi in questi anni abbiamo approvato diversi regolamenti, quindi la cosa funziona evidentemente, abbiamo approvato il pacchetto qualità, il pacchetto là, insomma regolamenti comunitari importanti sotto codecisione, e questo dimostra che poi alla fine si è trovato uno strumento per far funzionare le due camere, quello che potrebbe essere copiato anche un po' se vogliamo in Italia, che visto che abbiamo, perché il trilogo non è altro, questo incontro delle istituzioni, Parlamento, Consiglio e Commissione, non è altro che un meccanismo per far dialogare le Camere prima della lettura finale nelle due, e quindi facilita la possibilità, diciamo, di venire incontro ad un testo comune, costruito in maniera comune dalle due Camere. Questa riforma parte, diciamo, da un presupposto che è rimasto il presupposto storico delle politiche agricole, cioè il problema di carattere ambientale, la sostenibilità ambientale, sulla quale devo dire fu Franz Fischler a partire con questo filone nel 99 con la riforma, ricordate, di Agenda 2000, che nasce sotto questo filone ambientale perché dovevamo in qualche modo aumentare la legittimità di questa politica, e la legittimità la si ottiene, la si aumenta, la si sostiene se facciamo capire ai nostri consumatori che questa politica non serve solo a garantire il reddito degli agricoltori, perché sennò ci sarebbero tanti altri redditi da garantire, perché dovremmo garantire solo quello degli agricoltori, no? Perché l'Europa dovrebbe spendere il 40% del suo bilancio? Allora la legittimità deriva da una sorta di compensazione di beni pubblici che l'agricoltura in quanto strumento, quindi gli agricoltori sono uno strumento per garantire questi beni pubblici. I beni pubblici sono il nostro territorio, il nostro ambiente. Nel dibattito, diciamo, nel solco di questa maggiore attenzione ambientale che poi si è tradotto nella riforma del 2003 con il totale disaccoppiamento degli aiuti, questo va sempre ricordato perché nel dibattito fuori dagli esperti dei settori non c'è questa consapevolezza, la politica agricola comune oramai non sostiene più i prodotti dal 2003,
non da oggi, sono passati 10 anni, però ogni tanto purtroppo non è sempre così percepito. Allora sui giornali troviamo, ah, ma sono i prezzi garantiti dall'Europa, no? Adesso, per carità, qui ci sono anche donne, amici che hanno un'altra esperienza, però effettivamente continua questo leitmotiv. L'Europa dal 2003 ha cessato di sostenere i mercati, si sostengono i comportamenti degli agricoltori, questo è l'elemento epocale di cambiamento. Quindi io ti do i soldi della PAC se tu metti in atto pratiche, modo operandi, pratiche agronomiche, intervento sul territorio, che meritano questo supporto. E la nuova PAC che stiamo scrivendo, la PAC di Dacian Cioloș, cioè dell'attuale commissione Barroso II, dell'attuale commissario rumeno Dacian Cioloș, va nel solco di questa, diciamo, grande cambiamento culturale che è avvenuto con Franz Fischler durante Agenda 2000 e durante l'UNCA. Qual è l'elemento che vengo? L'elemento dirompente che a mio avviso rende paradossalmente questa riforma, prima ancora che approviamo, prima ancora che faremo l'accordo politico, mi auguro sotto presidenza irlandese, quindi tra poche settimane, la rende già vecchia, e perché non considera sufficientemente, non tiene conto sufficientemente né nelle premesse né poi nelle misure concrete di questo enorme tema che è la sicurezza alimentare. Il tema della sicurezza alimentare, anche qui piccola nota perché va fatta, perché anche qui c'è molta confusione in Italia, essendo la traduzione italiana del termine sicurezza alimentare può creare confusione, perché noi traduciamo col termine sicurezza alimentare sia la food security, che è quello di cui stiamo parlando oggi, cioè il tema degli approvvigionamenti, dello sviluppo, ma traduciamo sempre col termine sicurezza alimentare anche la food safety, che nulla ha a che fare con la food security, e noi invece facciamo un po' di confusione in questo. Parliamo di approvvigionamento, parliamo di squilibri nei mercati internazionali, ed è il tema, se volete, di oggi, da cui poi lo spreco e tutto il resto. Il mondo dalla fine degli anni 90 è radicalmente cambiato. Non abbiamo tutti ancora la consapevolezza di questi enormi cambiamenti che stanno avvenendo nei mercati dei prodotti agricoli del mondo. Il motore di questo cambiamento è dovuto ad una straordinaria presenza della domanda asiatica, che fino a pochi anni fa, diciamo da prima degli anni 90, era sostanzialmente una domanda basata quasi esclusivamente di proteine vegetali, e che ha caratterizzato tutta la storia dal dopoguerra, vediamo come periodo la seconda guerra mondiale, è sempre stata caratterizzata da una domanda sostanzialmente bassa. Nel momento in cui i redditi medi hanno iniziato a crescere con un ritmo costante e significativo, l'equilibrio mondiale della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli è mutato. Il tasso di crescita della domanda è oggi, da alcuni anni, dalla fine degli anni 90 e ancora di più in prospettiva, è sensibilmente più alto del tasso di crescita dell'offerta. Questo è il punto. Quando parlo di tasso di crescita della domanda intendo, se volete un numero preciso, le 5 commodity agricole scambiate nel mondo più importanti: grano, riso, mais, soia, zucchero, latte in polvere. Questi, stiamo parlando di questi prodotti. Questi prodotti oggi, la domanda di questi prodotti sta crescendo, la cresce, non è che la domanda complessiva supera l'offerta complessiva oggi, ma la crescita della domanda sta intorno al 2-3% all'anno, la crescita della domanda, rispetto alla crescita dell'offerta che sta intorno all'1-1,5%. Questo è l'elemento di fondo da cui tutto parte, tutto ciò che cambia e si modifica in questo settore prende, diciamo, spunto, motore da qui. Evidentemente, se queste sono le condizioni, non ci possiamo meravigliare che alcuni shock, che sono stati quelli del 2007-2008, con le fiammate dei prezzi che avevamo avuto, poi il secondo shock del 2010-2011, siano conseguenza del fatto che basta pochi particolari e congiunturali fenomeni, un cambiamento climatico che ha generato, una stagione climatica che ha generato un calo di produzione in Australia, o la decisione russa di mettere dei dazi all'export, delle limitazioni all'export, qualunque piccola decisione che acceleri questo squilibrio tra domanda e offerta immediatamente crea la fiammata. Da qui il grande tema di come rispondere a questo interrogativo. Ecco, quello che vi vorrei oggi trasferire, almeno dal punto di vista del mio osservatorio europeo, che questa consapevolezza della drammaticità di questa situazione, drammaticità in senso quantitativo, non solo qualitativo, non c'è in Europa, ancora meno in Italia. Noi continuiamo a ritenere, in fondo, basta scendere nel supermercato e compriamo quello che vogliamo,
ai prezzi che vogliamo. Non è più così, il mondo è molto cambiato. Noi che siamo l'area del mondo che importa più prodotti agricoli, l'Europa sapete che è l'area del mondo che più importa, pensate solo a un prodotto, per fare un esempio, la soia. La soia è fondamentale per i nostri allevamenti, è fondamentale per il latte, è fondamentale per la carne. Ecco, noi ne importiamo, pensate, non il 10-20%, il 90% dei nostri fabbisogni. E questo è anche un po', se volete, la provocazione a volte, ma non voglio toccare adesso il tema delle biotecnologie o altre questioni, però se ci fate un attimo di 90% significa circa 400 milioni di tonnellate all'anno, navi che entrano a Rotterdam tutti i giorni, che vanno a soddisfare le stalle di tutta l'Europa, ovviamente vengono dagli Stati Uniti, dal Brasile e dall'Argentina. Non è più detto che noi in futuro la troveremo tutta questa soia, come non è detto che troveremo tutto il grano, tutto lo zucchero, non è detto, perché la domanda cinese oggi sta veramente diventando un vortice internazionale che succhia tutto, tanto succhia questo vortice che addirittura i paesi esportatori si stanno preoccupando di importare inflazione come conseguenza di questa crescita dei prezzi e dicono: io voglio limitare le esportazioni. Pensate, l'avremmo mai pensato 10 anni fa che i paesi grandi esportatori limitassero le esportazioni? Perché è chiaro, se i prezzi schizzano e il mio prodotto va a rifornire una domanda estera, io non ho materia prima all'interno del mio paese e mi aumento i prezzi. Come faccio a contenere questa situazione? Metto una limitazione, mantengo i prezzi bassi, rifornisco la mia industria di trasformazione, controllo l'inflazione. Piccolo problema per il resto del mondo è che queste decisioni provocano ulteriori aumenti dei prezzi e quindi ulteriore volatilità. Il fenomeno della volatilità dei prezzi è un fenomeno oramai strutturale, noi ce lo ritroveremo per molti anni a futuro, proprio perché il motore è questo squilibrio. Dato che le risorse poi naturali, terra e acqua, sono date, anzi tendono a ridursi per effetto dei tanti, diciamo, non necessariamente solo sprechi, visto che si sta discutendo dello spreco di suolo adesso in Italia, però il suolo quello è, quindi è chiaro che da qui il fenomeno, tra l'altro anche questo largamente sottovalutato, che è la caccia alla terra, la corsa alla terra, perché è chiaro che le economie come la Cina, come l'India, come molte altre economie asiatiche più piccole, hanno talmente paura di non essere capaci di soddisfare la loro domanda che dove vanno? Vanno a prendersi pezzi di terra dove ce ne sono disponibili. Oramai disponibile c'è solo l'Africa, perché il resto del mondo è tutto largamente coltivato. Ecco perché nascono questi fenomeni del land grabbing, come si chiama, letteralmente accaparramento di terra, o se volete in termini più negativi di neocolonialismo. Stiamo parlando di decine e decine di milioni di ettari che vengono acquistati, affittati da fondi sovrani cinesi, da aziende cinesi, indiane, perché si stanno preoccupando del domani. Loro hanno una visione più lunga, diciamo, di quella che a volte ci occupa dei nostri dibattiti nazionali, non la vedono un pochettino. E tutto questo ci deve far riflettere, perché da questi cambiamenti e da questa situazione sta accadendo non più solo un problema per i paesi poveri, per cui il problema è come riusciremo a dare gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, visto che i prezzi aumentano, le risorse diminuiscono e quindi non riusciremo a dare più livello di donazione. No, questo è il problema storico tradizionale, che è gravissimo, la FAO proprio l'altro giorno l'ha voluto nuovamente sottolineare. Ma voglio sottolineare che questo tema della sicurezza alimentare interessa a noi, interessa ai paesi ricchi del Nord America e dell'Europa. Il sistema degli approvvigionamenti alimentari cambierà radicalmente, il che significa che cambierà il modo con cui le industrie alimentari si approvvigioneranno, crescerà e si diffonderà l'economia contrattuale, perché le industrie avranno bisogno di contrattualizzare quote importanti dei loro approvvigionamenti, perché non potranno più fare come hanno fatto negli ultimi 20-30 anni, riformiamoci nel mondo tanto c'è tanto prodotto a basso prezzo. Questo crea un'opportunità straordinaria di alleanza tra l'agricoltura e l'industria, perché si potrà sfruttare meglio le risorse. C'è un grandissimo tema sullo spreco, che non dico nulla perché verrà detto dopo, ma è ovvio che in un contesto di scarsità è assurdo sprecare, da qui anche la mozione che abbiamo approvato in Parlamento Europeo proprio sul food waste, e la speranza che i commissari Tonio Borg, Potocnik e Cioloș ci dicano sì alla richiesta del Parlamento dell'anno europeo contro lo spreco alimentare nel 2014 o 2015 che sia.
cambiano i comportamenti individuali, cambiano le politiche, ma cambiano anche i comportamenti individuali, perché certamente in questo contesto dobbiamo incominciare ad abituarci, perché poi il mercato farà presto a sistemare le cose, perché se i consumi cinesi dovessero andare così come stanno andando in questi ultimi 10-20 anni, per cui loro stanno adesso a circa 56 kg pro capite di carne, tanto per darvi un'idea, mettendo tutta la carne assieme, bovina, suina, ovina, stanno a 56, sapete quanto stiamo noi? Noi stiamo oltre un quintale, 106 negli Stati Uniti e poco meno di 100 l'Europa. Certo, se mettiamo i paesi dell'est scendiamo a 85-90, ma questo è il livello. Ed è facile dirsi diventiamo tutti vegetariani, sono spot, sono simpatiche osservazioni, ma la gente, c'è una correlazione matematica stretta, aumento del reddito, aumento delle proteine animali. E dato che per produrre una proteina animale ne occorrono 7 circa, 6 o 7, dipende dal tipo di animale, proteine vegetali, la domanda di cereali, soia, ma ancora di più aumenterà e la terra è finita. Da qui un grande tema, come gestire la sicurezza alimentare? Dobbiamo rimettere al centro la ricerca e l'innovazione, cosa che avevamo totalmente abbandonato. Se voi vedete gli investimenti in ricerca e innovazione per l'agricoltura, sto parlando, in America, non solo da noi, negli Stati Uniti e in Europa, sono drammaticamente bassi rispetto a quello che investe la Cina, l'India, il Brasile. Perché? Perché noi abbiamo ancora la cultura dell'abbondanza, perché nella nostra mente, anche nella mente dei nostri politici, c'è il problema che dobbiamo gestire i surplus, non che dobbiamo gestire la scarsità. E che abbiamo ancora queste montagne di burro, queste montagne di latte, queste montagne. Sono finite queste montagne, amici, sono proprio finite. E i nostri industriali oggi non riescono a trovare lo zucchero. Il latte in polvere, simbolo dell'eccedenza alimentare degli anni scorsi, oggi è quasi tutta l'intera produzione, pensate, dell'Oceania, che è il primo produttore mondiale, Nuova Zelanda e Australia, è totalmente acquistato e anche contrattualizzato dalla Cina. Non c'è più un chilo di latte in polvere, se lo vuoi lo devi pagare caro. E così via per lo zucchero, che tra l'altro abbiamo ridotto la potenzialità produttiva europea con quella riforma che ha chiuso 85 fabbriche e adesso siamo deficitari, ma lo paghiamo 3 volte di più di quello che lo pagavamo. Insomma, questo scenario vi impone, ci impone una riflessione molto più attenta e naturalmente ricerca, innovazione, politiche. Ecco, noi, e chiudo, abbiamo una grande opportunità, e qui l'elemento, se volete, anche che lasciamo a questo vostro importante dibattito. Abbiamo Milano 2015, l'Expo. Il tema dell'Expo universale, ripeto ancora una volta, non è una fiera, non facciamo la competizione delle fiere, non c'entra niente, non si devono preoccupare Verona, Parma, Milano, cioè non c'entra niente con le fiere, è un'occasione straordinaria per mettere al centro del dibattito intendo mondiale, questo tema della sicurezza alimentare, perché il tema centrale dell'Expo, cibo per tutti, e non ce n'è cibo per tutti, come faremo? Dice, vabbè, i prezzi aumenteranno e la carne la consumeremo di meno, perché costerà il triplo, il quadruplo di oggi. È molto importante che si abbia la consapevolezza di queste sfide e di ciò che il nostro paese, l'Europa, potrà fare per cercare di dare un contributo. Primo, di consapevolezza, due, di politica. Grazie a tutti.